Buongiorno, ci troviamo anche oggi per gli aggiornamenti su quanto sta succedendo nella nostra città relativamente all'emergenza coronavirus. Come sapete abbiamo avuto il primo Succedendo decesso, nella nostra città relativamente emergente. scusate, come sapete abbiamo avuto il primo decesso l'altro giorno e i dati che oggi ho relativamente alle perdite che stiamo avendo nella nostra comunità non sono positivi, ma non essendo ancora ufficiali, mi riservo di darveli soltanto quando saranno certi. C'è da dire che l'incremento esponenziale sia delle persone affette da Covid che dei decessi preoccupa e spaventa. Al momento abbiamo 15 persone affette da Covid, abbiamo decine di persone in sorveglianza attiva, volutamente non voglio darvi il numero esatto per non scatenare una morbosa conta. E relativamente al numero di decessi, ufficialmente ce n'è uno, ma verifiche ne stiamo facendo su altri e vi devo dire che sono particolarmente dolorosi perché non si tratta soltanto di persone anziane. Tra l'altro, vi devo dire, per farvi capire l'aggressività del virus, alcune delle persone in sorveglianza attiva sono particolarmente giovani e tra queste c'è anche un bimbo piccolo. Per il resto ho tante cose su cui aggiornarvi. La prima è un appello che vi fa la Protezione Civile, e cioè se vedete che ci sono persone della Protezione Civile che vi passano davanti mentre siete in coda in farmacia o che ritirano la spesa in un box dei nostri supermercati senza far la coda, senza pagare, sappiate che queste persone della Protezione Civile non stanno facendo gli arroganti, non stanno facendo la spesa per sé, ma stanno dando assistenza ai nostri concittadini che hanno bisogno. Quindi non risentitevi, non arrabbiatevi, non guardateli male, ma state vedendo delle persone che appartengono alla vostra comunità che si stanno impegnando per la nostra comunità, soprattutto per chi in questo momento sta vivendo in modo drammatico questa emergenza, e questo è il nostro modo di essergli vicino. Stiamo facendo praticamente tutto quello che possiamo fare con gli strumenti che abbiamo. Quindi se vi passano davanti, e magari lo fanno anche di corsa perché devono fare tante consegne in un giorno solo, invece di guardarli male, magari pensare che vi stiano facendo uno sgarbo, ringraziateli, perché stanno correndo, letteralmente stanno correndo per cercare di dare assistenza, come stanno correndo i volontari che anche oggi sono presenti per sgravare il lavoro della Protezione Civile, come stanno correndo gli uomini dell'Ordine di Malta per fare le consegne dei pasti, come sta correndo in modo impressionante la Polizia Locale, l'Ufficio dei Servizi Sociali, l'URPE, tutti i dipendenti comunali e purtroppo da qualche giorno anche l'Ufficio Cimiteriale, per cercare di alleggerire il più possibile questo straordinario momento di difficoltà che stiamo vivendo. E sono arrivati tantissimi volontari che ringrazio. Le offerte sono state impressionanti di servizio alla nostra comunità. Verrete chiamati pian pianino, verrete selezionati anche in base al fatto se avete a disposizione dei DPI, cioè delle mascherine e dei guanti, e verrete dislocati dove è ritenuto più opportuno negli uffici. Ricordo che i volontari, cerchiamo nel modo più sicuro possibile di non esporli a rischi, e cerchiamo di usarli per alleggerire e alleviare il lavoro della Protezione Civile, che è comunque tanto, anzi, inizio a preoccuparmi sulla lunga durata perché ritmi di lavoro così sono davvero difficili da sostenere. Poi è iniziata la sanificazione delle strade. Proprio mentre venivo qui stamattina ho visto il camioncino di Gelsia, lo sta facendo Gelsia, fare anche i marciapiedi. Quindi iniziamo con una prima, siccome abbiamo un territorio enorme, è iniziata su metà praticamente del nostro paese, tra Besana Capoluogo
e alcune frazioni, e continuerà durante la prossima settimana per coprire tutto il territorio del nostro comune. Quindi le strade verranno sanificate con una soluzione che è uguale per tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza, quindi non soltanto per pulire, ma anche per sanificare. Per quanto riguarda poi la discarica, continua ad essere chiusa. La mia intenzione, condivisa tra l'altro con gli uffici, è quella di mantenere alta la guardia sull'evitare gli assembramenti e per evitare che le persone escano, anche quando sono soprattutto anziane. Per fare la raccolta del verde, perché molti, essendo a casa, ne approfittano giustamente anche per uscire qualche ora di casa nel proprio giardino, ne approfittano per tagliare il prato, per tagliare i rami, per sistemare un po' il verde. La soluzione migliore, più adatta, è rivolgersi a Gelsia. Trovate le indicazioni sul nostro sito del comune. Il servizio adesso esattamente come si chiami, non mi ricordo più, ma se cercate sul sito lo trovate. Oppure se telefonate al numero verde di Gelsia, oppure se cercate anche sul sito di Gelsia, c'è un comodo servizio di ritiro del verde presso il vostro domicilio a un costo che è di 70 euro, ma è annuale. Quindi, siccome non sappiamo ancora per quanto tempo durerà questa situazione, il consiglio che vi do io è questo: tagliate il prato, anche a casa dei miei genitori c'è il prato, tagliate il prato, lo mettete lì da parte per un po' se non volete spendere 70 euro. Se invece diventa insostenibile tenere il prato, i rami lì di fianco e in un angolino nel nostro giardino, c'è questo servizio che costa 70 euro, Gelsia vi dà il cestello per fare la raccolta e dura un anno. Quindi con 70 euro per un anno Gelsia viene a casa vostra a prendervi il verde che voi sfalciate. Direi che come costo servizio è estremamente conveniente, perché fino ad aprile dell'anno prossimo praticamente siete coperti e non dovete più andare in discarica. Visto che ci sono anche persone anziane che me lo chiedono, direi che è assolutamente meglio, perché non fate fatica e soprattutto non vi esponete ai rischi uscendo in questo momento, perché il virus è estremamente contagioso. Quindi non esponiamoci, perché abbiamo tagliato il prato, al rischio inutile e stupido di contrarre la malattia. Relativamente sempre al servizio del verde, vi riporto una cosa che mi è successa ieri sera. Io cerco di rispondere a tutti i messaggi che mi arrivano su WhatsApp, sulla mail sindaco@comune.bisanibrianza.mib.it, che mi arrivano sul mio profilo personale di Facebook, che mi arrivano sulla pagina Facebook che gestisco direttamente io con i miei ragazzi. Se vedete che non vi rispondo just in time subito, è una cosa che di solito faccio la sera verso le 11. E ci metto magari qualche giorno, perché ho valutato che nella priorità, nell'ordine, nella scala di priorità che stiamo affrontando in questi giorni, la vostra richiesta non l'ho ritenuta così importante, come ad esempio la richiesta che mi è pervenuta di appunto aprire la discarica per poter portare l'erba tagliata. In questo momento abbiamo altri problemi più gravi, più importanti. Quindi io cerco di rispondere a tutti e gli rispondo magari a queste domande qualche giorno dopo. Però arrivare addirittura a sollecitare, a accusare di mancata efficienza, perché per una domanda del genere ci mettiamo 6 giorni per rispondere, neanche una settimana lavorativa, 6 giorni per rispondere, è una cosa che ho trovato francamente stucchevole. Volevo dirvelo perché ieri sera mi sono sfogato alle 11 di sera mentre tutta la mia famiglia dormiva, io guardavo le mail. Quindi per piacere, anche quando fate richieste, tenete conto che ci sono esigenze ben più gravi e importanti in questo momento. Poi volevo dirvi che Liberal, faccio il nome e cognome di un supermercato, ci ha giustamente, vi ringrazio, segnalato che nei giorni prefestivi e festivi faranno la vendita di soli prodotti alimentari, quindi non ci sarà più modo di comprare facendo la spesa prodotti che non sono alimentari il sabato e la domenica. Questo penso per velocizzare e razionalizzare le vendite. Ce l'hanno comunicato e mi sembrava giusto riportarlo prima che arrivino richieste di chiarimenti relativamente a questo anche a noi. Vi ricordo che le carte d'identità sono prorogate fino al 31 di agosto, quindi non c'è l'impellente urgenza di venire in comune per rifare la carta d'identità, perché anche se vi è scaduta in questi giorni, è per legge valida fino al 31 di agosto. E vedremo poi se ci saranno altre proroghe. Inoltre, vi ricordo che è stato emanato ieri
l'ultima novità legislativa dal Ministero della Salute, che un'ordinanza del Ministero della Salute che è valida fino al 25 di marzo. È valida fino al 25 di marzo perché? Perché il 25 di marzo scade il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola le attuali restrizioni ed è facilmente presumibile che ne arriverà un altro con ulteriori restrizioni. Ed è per questo che vale per così pochi giorni, solo per 5. Quindi, cosa dice? In alcuni punti la nostra città aveva anticipato l'ordinanza del Ministro della Salute con la chiusura dei parchi. Noi l'abbiamo già fatto da tempo. Inoltre c'è una novità sull'attività ludica ricreativa all'aperto. Ludica e ricreativa vuol dire anche le passeggiate, perché vengono vietate. Ve lo leggo, non è di difficile comprensione, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro di ogni altra persona. Vuol dire che possiamo ancora uscire a portare fuori il cane e a fare 2 passi, la corsetta no. Io so che è importante per molti uscire di casa e respirare un po' d'aria fresca, perché altrimenti in casa diventa davvero difficile. Possiamo farlo, ma restando vicino a casa. Questa è la raccomandazione che prima ancora che arrivasse il decreto continuavo a dare a tutti. Possiamo uscire di casa, purché stiamo vicini a casa nostra, non ne approfittiamo. Non andiamo a fare le camminate di 6-7 km, come tanti mi segnalano, sta succedendo anche sul nostro territorio. Possiamo uscire di casa, fare una passeggiata, respirare un po' d'aria, cercando di restare vicini a casa, senza allontanarsi troppo. Questo è quello che prevede questa prima ordinanza. Per quello che verrà emanato dal 25 di marzo in poi, restiamo in attesa, perché è presumibile che ci siano nuovi restringimenti. Vedo già che ci sono alcune domande. Ecco, questa è una domanda importante relativamente ai sacchi blu. Sono ancora disponibili presso la solita macchinetta che li distribuisce sotto la palestra Monti a Besana in via Garibaldi. Quindi se li avete andate a prenderli perché è sufficiente avere la tessera sanitaria per ritirarli. Per le persone che sono in sorveglianza attiva, invece, ditelo a noi. Se li avete finiti, perché li dovete usare per forza. Quindi ve li portiamo a casa se li avete finiti. Usiamo il codice del comune. Per cui non preoccupatevi, se siete in sorveglianza attiva dovete usare i sacchi blu per lo smaltimento dei rifiuti. Se stanno finendo ce lo dite e ve li portiamo a casa noi. Quindi andate a prenderli mantenendo sempre le distanze. Attenzione perché se c'è già uno che sta prendendo il sacco blu la macchinetta, lo aspettate in macchina, quando ha finito questo scendete con tanta calma e tanta pazienza, andiamo a prenderli. Vedo che tra l'altro qualcuno sta già rispondendo a chi fa le domande, quindi grazie. Grazie per le risposte che i cittadini danno agli altri per capire. La macchinetta che distribuisce i sacchi blu è sotto la palestra delle scuole medie, per intenderci, quella in via Garibaldi. 5 frecce, la strada che va verso Renate, sulla destra, dopo pochi metri, trovate la palestra e proprio sotto la palestra c'è la macchinetta. È molto semplice, intuitiva, tipo un bancomat, ci infilate la tessera sanitaria e questa vi restituisce i sacchi blu cippati con la vostra utenza. Andrebbe chiarito quanto vicino a casa. Allora, l'approccio è sempre lo stesso, non deve essere di tipo sanzionatorio, ma deve essere rivolto al buon senso delle persone. No, se si indica 100 metri, dopo non possiamo mandare i carabinieri o i vigili a fare la multa se uno è a 101 metri lontano da casa. Cerchiamo di usare il buon senso. Vicino a casa cosa vorrà dire? Dipende anche da uno dove abita, 4 passi nell'intorno di casa sua. Stamattina c'era ancora tanta gente nel bosco, mi arrivano continuamente foto dei nostri campi pieni di gente, con gente che corre, si passa a fianco. Tra i decessi di oggi c'è anche una persona giovane. Quindi cerchiamo di capire tutti lo sforzo. Un appello di educazione al supermercato, i guanti nella spazzatura e non lasciarli nel carrello. Ecco, questa sì, è una cosa intelligente da fare.
È possibile organizzare la raccolta del verde, l'ho detto prima, c'è sul sito di Gelsi, anche sul sito del nostro comune, un numero utile da chiamare per attivare un servizio. Costa 70 euro, dura un anno, vi danno anche il cestello, per un anno vengono a casa vostra a prendervi il verde, così non c'è bisogno né di andare di scarica né di uscire di casa, soprattutto se siete anziani. I siti dei supermercati che fanno la consegna a casa non danno più disponibilità perché tutti stanno cercando di fare la spesa così. Quindi per questo abbiamo fatto fare anche i manifesti che vedrete affissi nei giorni prossimi se riusciamo a risolvere i problemi di stampa e affissione dei manifesti perché stiamo riscontrando difficoltà logistiche anche per questo, vi consigliamo di fare una spesa abbondante ma di cose importanti. Mi riferiscono che nei supermercati di bisogno sono finiti i liquori. Capisco che stare in casa è dura. Però non rifugiamoci nell'alcol e compriamo le cose che servono, così ci durano un po' di più e non saturiamo il servizio straordinario che comunque i dipendenti dei supermercati stanno facendo, come quello che stanno facendo i dipendenti delle farmacie, come quello che stanno facendo i dipendenti del comune, come quello che stanno facendo i dipendenti di tante aziende che per garantirci la possibilità di rimanere a casa stanno lavorando loro. Una visita medica per un'anziana a domicilio, i medici di famiglia non escono e fanno bene perché potrebbe essere pericoloso per la persona anziana. Avere la persona anziana avere il medico che esce, potrebbe essere pericoloso. Quindi vi possono fare le ricette elettroniche. Se la persona è anziana, chiamate il nostro servizio pronto farmaco che è aperto 7 giorni su 7, anche la domenica, grazie ai volontari, e vi portiamo noi a casa il farmaco con la protezione civile, ma non esponiamo. Mi stanno chiamando da tutte le parti, quindi interrompo la diretta, le notizie più importanti che vi devo fare, ve le ho date, mi dispiace per i commenti, eventualmente facciamo domani. Grazie e buongiorno a tutti, come sempre vi voglio bene.